Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 17 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Benone il lato pratico, ma sul lato pratico della vita una volta tanto le cose si dispongono secondo lo schema giusto, lavorate parecchio, a confermarlo Urano in sesta casa, ma lavorate il giusto, come segnala Mercurio nella seconda, la banca dell'oroscopo, dove il denaro viene e va, aspettando che ne arrivi altro. Arriverà, e velocemente, da quanto lascia intendere il piccolo pianeta dai piedi alati, sempre in moto, nel mito, tra piazze, mercati, vie commerciali. Se la vostra attività riguarda questi rami le vostre iniziative prenderanno spazi e ritmi più consistenti, è l'umore quello che non gira. Dopo un litigio che vi ha lasciati spompati vi sentite come un micino arruffato, ma che micini voi siete centauri, con la strada nelle gambe, pronti a lanciarsi al galoppo e l'arco puntato verso il cielo opportunità per mettervi in gioco. E il desiderio dell'amore stesso fatto persona, l'amante, la persona amata, colui o colei oggetto dei vostri desideri. È un corteggiatore, anche segreto, è l'amante clandestino, è la persona dei vostri sogni, anche inconfessabili. E anche l'attrazione che si prova tra due persone tanto più intensa quanto più evidente. È una sotria d'amore che sta per sopraggiungere. Ottime possibilità in amore per i nati di domenica e martedì. Per gli altri l'amore procede con un buon margine di soddisfazione. Solo i nati di venerdì oggi avranno qualche pena d'amore. Oggi potreste distrarvi oltremodo, siate più attenti se non volete combinare guai e pasticci da cui poi sarà difficile uscirne. Buone occasioni in serata in amore che potrebbero regalarvi la giusta tensione per mettere a segno qualche colpo importante. Per chi sta organizzando una festa o una cena, sappiate che dovrete valutare a fondo la lista di chi invitare e, potendo, fare una selezione abbastanza decisa. Critiche sul lavoro e in famiglia, sembra decisamente una giornata negativa ma in serata potrebbe interessarvi un colpo di scena clamoroso che capovolgerà il vostro umore facendo salire bruscamente il termometro dell'amore. Il silenzio mai come in questo momento è d'oro e si impone, non dimostrare mai di trovarti a disagio in certe situazioni ma studia di uscirne al più presto. Un amore impossibile ti attirerà fortemente. Voglia di cambiamenti. Attenzione a non essere distratto alla guida, sono in agguato pericoli e ti conviene usare il massimo della prudenza. Venere avverso, vi sentirete banali e insignificanti. Tranquilli passerà presto. Favori importanti oppure maggiori entrate di denaro. Giornata tutto sommato positiva, i tuoi sforzi potrebbero dare i risultati sperati. Cercate di trattenervi dal fare troppi complimenti ai vostri colleghi o al vostro capo, anche se pensate davvero ciò che vorreste dire. Un impegno di lavoro o un appuntamento galante che diventerà importante, non possono farvi distrarre durante la giornata. Fate bene a controllare le vostre emozioni in questa giornata poiché siete sulla strada giusta per concludere un periodo negativo sul fronte sentimentale. Oggi potresti arrabbiarti con uno dei tuoi figli. Non hai altra scelta che affrontarlo e parlare con lui, non sarà facile ma è necessario, e getterà le basi per un dialogo migliore in futuro. Momento dinamico come a voi più piace sicuramente tutto nelle vostre corde. Giove benefico in Ariete, con Saturno e Venere nell'Acquario vi preparano una giornata che sarà più fortunata e avvincente della precedente. In particolare Giove vi regala momenti di divertimento, di gioco, di sfida estrosa in molti campi della vostra vita specie se siete nati nella prima decade. Tu hai una grande voglia di scalare le montagne ma devi fare i conti con la realtà. Di recente ci sono stati piccoli o grandi conflitti che hanno bloccato ogni tipo di progetto, ed è probabile anche che in vista delle grandi opportunità che vuoi sfruttare nella tua vita, tu debba affrontare qualche difficoltà pratica. Ogni tanto avete delle questioni da risolvere che non sapete proprio come rimandare, ma questo non vuol dire che non possiate provarci. Oggi ad esempio, dovrete metterci tutto l'impegno che riuscite a metterci.
Verso sera capirete finalmente che cosa sia meglio per tutti, oltre che per voi stessi, e di certo verrete aiutati quantomeno a prendere delle buone decisioni. Poi sarete voi a dover migliorare il vostro futuro. Sarà la luna imbronciata in dodicesima casa, che oltretutto bisticcia con Urano, sta di fatto che oggi non siete del solito umore e non avete il solito sorriso. La consolazione la cercate nell'acquisto, magari non per voi ma per far piacere a qualcun altro o per dare una mano a una persona in difficoltà. In ogni caso aprite il portafoglio e spendete, con Mercurio in seconda casa che vorrebbe farvi i conti in tasca ma alla fine cede, trascinato dalla vostra determinazione. Tensioni sul lavoro sottolineate da Urano in sesta casa, ma attenti a non farvi prendere da un nervosismo irrefrenabile. Amore ed Eros. Nulla da ridire sui sentimenti, i vostri sono frizzanti e disinvolti, ma se il partner attacca non sapete resistere e rispondete a tono, scatenando il litigio. Meglio lasciarvi a cuocere nel vostro brodo, i vostri ideali sono sacrosanti e su questo terreno bisogna lasciarvi stare. Cari Sagittario, il momento del riscatto è arrivato, e questa settimana è davvero favorevole. Una buona notizia potrebbe arrivare nei prossimi giorni, soprattutto il 22 potreste ricevere un'ottima opportunità. Ricordate sempre che le chance migliori vanno conquistate, nulla avviene per caso. In questo periodo può nascere o rinascere un amore o un'amicizia. Pronti a sorridere? Vi aspetta un ottimo periodo, utile soprattutto a favorire coinvolgimento e sintonia di sensi. Momento positivo anche per i single che saranno favoritissimi nella ricerca di nuovi amori. Un nuovo interesse sentimentale è sorto all'orizzonte. Ma, voi non potete stare semplicemente alla finestra. Datevi da fare e provate a muovere i fili, a creare le condizioni affinché questa nuova storia d'amore possa entrare a far parte pian piano della vostra vita in modo integrante. Saturno è il vostro paladino adesso e, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 18 del mese di dicembre. Il pianeta rende ogni vostra meta sentimentale realizzabile donandovi l'altruismo necessario per amare. Fermo restando che la meta debba essere sempre proporzionata alle vostre possibilità. Lavoro e denaro? Nervosissimi coi colleghi, in effetti non combinano nulla di buono, vi sentite costretti a tirare la baracca e anziché condivisione e cooperazione, ideali in cui credete fermamente, si parla solo di competizione. Il guaio è la mancanza di idee, cercate inutilmente l'ispirazione che arriva solo a tratti, come l'acqua dal rubinetto in estate, uno spruzzo e poi magari più niente per un po'. Per una resa migliore ci vuole continuità. Aspettate qualche giorno per avvertire tutti che avete intenzione di rinnovare, se non addirittura vendere. Vedrete che capiranno da soli che le vostre idee potrebbero portare dei vantaggi per tutti. Fate un lavoro che utilizza sapientemente la parola, oratori, e il linguaggio, insegnanti, avvocati, giudici, la modulazione della voce, cantanti e presentatori, la comunicazione suadente e persuasiva, politici. Con Venere favorevole nell'amico Acquario riuscite a giungere agli effetti desiderati con molta facilità. Benessere. Ma che benessere, siete così nervosi che basta guardarvi due volte perché vi inalberiate, proprio voi, sempre così simpatici e ottimisti, sembrate aver cambiato carattere e pelle, solo perché oggi la luna vi guarda storto. Non è mai troppo tardi per dedicarvi un momento tutto per voi e pensare a rafforzare le vostre difese immunitarie. Mangiate agrumi, riposate o cercate di tonificare il vostro corpo con semplici esercizi. Per lei, avete bisogno di calmarvi e il sistema migliore è mettere qualcosa sotto i denti. Poco calorico, naturalmente, e in quantità contenuti, a quando siete di questo umore qualcosa da sgranocchiare. Magari una carotina o un grissino può aiutarvi. Per lui, da quello che definite imprevisto sul lavoro nasceranno nuove opportunità, l'essenziale è non essere impazienti e saper attendere, il vostro momento sta per arrivare. Colore delle emozioni, prugna. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 8, finanze, 8, benessere, 5.
Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.